Cosa Nostra e Berlusconi, ecco, su quello non si è mai indagato. E ora altri verbali che invece la dicono tutta sulla latitanza e le coperture di Matteo Messina Denaro, il capo dei capi. Il finanziere Calogero Pulici è stato assolto in ben 7 processi, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico con l'allora procuratore di Trapani Marcello Viola e l'ex aggiunto di Palermo Teresa Principato. Anche loro assolti. Per anni, con la Principato, Pulici ha seguito le indagini per la cattura di Matteo Messina Denaro. Nel 2015 scompare dall'ufficio di Teresa Principato, allora procuratore aggiunto a Palermo, un personal computer e alcune pendrive che sono sue. Sono mie, personali. Questo computer e queste pendrive contenevano cose delicatissime? Contenevano tutte le indagini e tutti gli scontri sulle indagini su Matteo Messina Denaro. Di quanti anni? Dal 2010 in poi. Il computer era tenuto in ufficio perché io ritenevo che fosse il posto più sicuro. L'ufficio della dottoressa Principato era aperto solitamente? No, l'ufficio della dottoressa Principato avevamo accesso soltanto io e la dottoressa. Le risulta che ci sia stata un'inchiesta su questo? Ci è stato comunicato che era stato archiviato in via amministrativa. Archiviato in via amministrativa, me lo spieghi lei, che vuol dire? Che l'archiviazione non passa dal GIP. Quindi sparisce il computer con dentro tutta la storia e tutta l'indagine su Matteo Messina Denaro più le pendrive, e non c'è un giudice che valuta se si debba andare avanti o almeno farsi qualche domandina in più? Non me lo so spiegare, però dico... Di chi è la mano che ha preso il computer e le pendrive? Non so se è una manina. A cosa ha pensato? Il famoso servizio segreto deviato, diciamo così? No, io non penso. Pulici non pensa, ma in quell'ufficio non sono certo entrati picciotti di mafia. Mentre Matteo Messina Denaro, secondo Marcello Fondacaro, colletto bianco dell''Ndrangheta e ora collaboratore di giustizia, farebbe parte della loggia La Sicilia, una derivazione della P2 che lo protegge. Alla loggia apparterrebbe anche l'esponente di Forza Italia trapanese ed ex senatore Antonio Dalì, la cui famiglia dava lavoro al boss Francesco Messina Denaro, padre di Matteo. Dalì, già sottosegretario agli interni nel secondo governo Berlusconi, smentisce. Oggi è sotto processo a Palermo per concorso esterno in un'associazione mafiosa. Nel frattempo, al largo di Palermo, un testimone ci racconta chi nello Stato ha coperto il superlatitante. Mi parli di questo suo amico. Da giovane è stato...